Hola a todos, mio nome è Mirko Stortini, sono professore da Escola di Sorvegno Italiano, progetto Gelato Italiano, e oggi per parlare un po' con voi rispetto a gordura dentro un sorvegno. Sarà che todo tipo di gordura è la misma cosa? Ossia, posso toccare qualche tipo di gordura? È meglio collocare, per esempio, un creme di leche fresco o un creme di leche di cascina o se l'ha una gordura pura. Vanno svegliuto e vamo a parlare un poco sopra questo assunto. Primeramente, temo che un poco intendere perché collochiamo gordura dentro il nostro sorvegno. A veces collochiamo ella indirettamente, per esempio, quando collochiamo leci, se già un po' integrale, ma generalmente diciamo che un gelato si usa leci fresco, stiamo collocando un po' di gordura, e a veces direttamente. Potremmo dire che la tradizione di sorvegno italiano, di gelato italiano, si colloca, generalmente si colloca creme di leche al 35%. La funzione di queste creme di leche è aumentare il teore di gordura dentro il nostro sorvegno. In realtà ci potremmo collocare attraverso di altro tipo di cottura latte, per esempio una buona manteiga, perché no? Oggi in dia esistono anche altri tipi di cottura, che sono cotture vegetali, tipo un buon olio di cocco senza sapore, potrebbe essere una manteiga di cacao, e poi se c'è cottura di palma, palmisti, eccetera, eccetera. Allora, girando, diciamo, ho assunto poi di che tipo di cottura. No, si è meglio una gordura di palma, una gordura misturata, una gordura idrogenata o non idrogenata, perché non è esse assunto, io devo parlare sopra gordura. E poi il resto è una questione etica e professionale che saranno voi che sapranno, no? Se eticamente e professionalmente stanno facendo un buon prodotto, non so a livello di qualità di ingredienti o di struttura, ma è anche a livello di salute, lembrando che se sorvegni è comido anche per seus figlios o seus seres queridos. Lembrando isso, ripeto, lasciando per enquanto di lato che quero parlare di gordura, a quello che è no, tipo di gordura mais o meno boa a livello di salute, isso, ripeto, una questione mais sua pessoal, una questione etica e professionale. Allora, perché collochiamo o aumentiamo il teore di gordura? Ripeto, indirettamente la gente no, colloca gordura attraverso, per esempio, due leci. Ma stessa quantità di gordura che la gente colloca attraverso due leci non è sufficiente, diciamo, per dare una buona struttura. Potremmo lasciare sua gordura di leche? Sì, diciamo che sarebbe molta poca gordura. Per che serve la gordura? Perché aumentiamo la gordura? Boh, diciamo che la gordura migliora abbastanza la struttura, dipendendo poi di grado di saturazione, mais o meno saturata, no? Sappiamo che esiste gordura saturata, monoinsaturata e poliinsaturata. Boh, dipendendo da questo grado di saturazione, diciamo che la gordura è un poco come se fosse a fondamento del nostro sorvegno, ossia, è la sicura nostra struttura. Per esempio, dipendendo, ripeto, di che tipo di gordura useremo, ma anche, molte volte mi fa questa domanda, come è che il mio sorvegno, no, derrete molto rapido quando sai da vetrina, se il cliente pega il sorvegno, derrete molto rapido. Generalmente c'è una questione di e stabilizzanti di Liga Neutra, già parlavo sopra assunto di Liga Neutra in altro video, e anche di quantità e qualità da gordura. Ossia, se collochiamo poca gordura e questa poca gordura temo molta gordura insaturata, è normale che il nostro sorvegno tenderà a derretire un poco più rapido. Diciamo che una delle funzioni anche, no, la gordura è essa anche, ossia di dare un sorvegno che derreta meno rapido. Allora, potremmo scegliere, ripeto, a quantitativo di cordura, generalmente a gente colloca creme di leche, ma potremmo scegliere, per esempio, attraverso di altro tipo di cordura, come una cordura di cocco senza sapore. Io gosto abbastanza di utilizzarla, è una cordura abbastanza saturata, tiene
un punto di fusão, ou seja, derrete na boca de forma muito fácil. Não é essa gordura que fica na boca que depois não matam sabores, por exemplo, e deixa esse um paladar um pouco, digamos, grudento, não? Essa coisa dentro do paladar. È un buon tipo di gordura perché tem un buon punto di fusão, ou seja, derrete na boca abbastanza rápido e dá una boa estrutura. Por exemplo, para melhorar a estrutura do nosso sorvete, também para ele derreter um pouco meno rápido, a gente poderia pensar de substituir um pouco de creme de leite, um pouco, não, tampouco muita coisa, com uma gordura de coco, por exemplo. Pois, a outra função da gordura qual é também? Aquela de, digamos, segurar o ar dentro do nosso sorvete, não? Ela é uma das funções principais também da gordura, ovviamente ela dá massa ao sorvete, aumenta a cremosidade do sorvete. Já falei sobre, por exemplo, colocar gordura em sorvete, não? Realmente não aconselho, mas tem muita gente que coloca perché melhora a cremosidade do sorvete, então, melhora a cremosidade da estrutura e, repito, una também das caratteristiche principali è quella di segurar o ar, lembrando che ela sì aiuta a incorporare un po' di ar a te un determinato punto, depende, a te un determinato punto ela aiuta a incorporare un po' di ar, e depois, digamos che non è a principale materia prima indicata per aumentare o ar dentro del nostro sorvete. Ci dà già fallito adesso. In altro video, ma digamos che se quero aumentare o ar no meu sorvete, tenho que aumentar mais que nada as proteínas. Depois, automaticamente, terei que aumentar também a gordura, porque de alguma forma eu terei que segurar esse ar, lembrando que a nossa gordura é um pouco a fundamenta do nosso sorvete. Ok? Então, digamos que a função básica da gordura. Depois, no, através de regras de balanceamento, podemos trocar uma gordura pela outra. Repito, temos que saber um pouco de regras de balanceamento, no? Porque para trocar uma gordura para outra, temos que saber fazer alguns cálculos. Mas não é nesse vídeo que vou falar desse assunto, porque já falei, repito, em outros vídeos. Então, digamos que a função, no? La gordura del nostro sorvete è essa mesma, ossia creare una struttura mais stabile, perché è a fondamenta del nostro sorvete, então, lasciamo un sorvete che derrete meno rapido, no? Quando sai la nostra vetrina, aiuta, digamos, a pegare o ar e segurare, soprattutto, assegurare o ar dentro do nosso sorvete, depois aumenta a cremosidade e a sensação de plenitude, não? Dessa sensação na boca de ter um sorvete um pouco mais pleno, mastigável, etc. Ok? Bom, digamos que para esse vídeo sobre gordura é tudo. Quero agradecer a todos vocês. Como sempre, convido vocês a clicar aqui embaixo a se inscrever no nosso canal de YouTube, muito importante porque temos, no, temos vários vídeos falando sobre esse maravilhoso mundo, sobre o mundo dos sorvetes, várias dicas, receitas, etc. Então, aconselho de verdade de se inscrever ao nosso canal de YouTube, seguir a gente, seja no Facebook que no nosso canal de Instagram e nos vemos no próximo vídeo.